Ciao, sono Veronica Savaglio, la tua consulente domoria per la città di Torino e provincia. Oggi ci troviamo nel comune di Grugliasco, a pochissimi passi dal confine con Torino. Perché a pochissimi passi? Perché ti sembrerà incredibile, ma da questo lato della strada ci troviamo nel comune di Grugliasco e attraversando dall'altra parte siamo già nel comune di Torino. Ci troviamo anche a poca distanza dal Parco Ruffini, quindi questa è una zona veramente comoda non solo per un discorso di vicinanza alla città, ma anche per quelli che sono gli accessori qua nei dintorni, come per esempio il parco. Quella che ti sto per mostrare è sicuramente un'abitazione particolare, perché si tratta di una casetta semi-indipendente che è estremamente difficile trovare all'interno della città. Ed è una casa che ha tutti gli spazi necessari per poter accogliere te e la tua famiglia, soprattutto se è una famiglia numerosa. Vieni con me. Ben arrivato in quella che probabilmente potrà diventare la tua prossima casa dei sogni. Come ti dicevo prima di entrare, questa abitazione è sicuramente adatta e perfetta per ricevere una famiglia abbastanza numerosa. Quindi, se parliamo di un nucleo familiare composto da 4 persone, direi che questa è la soluzione perfetta. Come puoi notare, l'ingresso è direttamente sulla zona giorno, che ha lo spazio sufficiente per contenere questo grande divano e soprattutto per creare la zona pranzo. Ora, prima di portarti in quella che a mio avviso è una delle chicche di questa abitazione, che è la cucina, ti voglio solo mostrare il bagno di servizio dedicato alla zona giorno. Ok, allora ti ho detto che una delle caratteristiche più importanti di questa casa è la cucina, quindi non vedo l'ora di fartela vedere. Questa cucina è enorme, veramente gigante. Qui hai la possibilità di divertirti e di cucinare tutto quello che ti viene in mente. Se stai pensando, per esempio, ad avere uno spazio per poter fare la pasta fatta in casa, ora qui un asse di legno per poter impastare ci sta tranquillamente senza doverti mettere sul tavolo. Avendo visto questa scala, probabilmente ti starai domandando se questa è un'abitazione suddivisa con zona giorno al piano terra e zona notte al piano superiore. In realtà la risposta è ni. Perché, oltre alla comodità della cucina grande, allo stesso piano della zona giorno abbiamo la camera da letto matrimoniale. Questo rafforza il mio pensiero di quando entrando ti ho detto che questa è una casa che a mio avviso è perfetta per una famiglia composta da 4 persone. Soprattutto magari se i tuoi figli sono già nell'età intorno ai 12-15 anni, è una casa geniale a livello di distribuzione degli spazi perché tu potrai stare tranquillamente qui con il tuo consorte, mentre i ragazzi possono stare sopra e sentirsi un pochettino più indipendenti senza dover per forza avere i genitori con il fiato sul collo. Tra l'altro, la camera dei ragazzi nella quale stai per entrare è anche un po' caratteristica, no? È un po' con questo soffitto che spiove con il legno a vista. Ed è sufficientemente spaziosa per tenere sicuramente due ragazzi.
hai un maschio e una femmina e sono nell'età in cui iniziano a discutere degli spazi, non vogliono più condividere una camera e si devono dividere uno dall'altro, non ti preoccupare perché in questa casa hai la possibilità di accontentare anche i ragazzi in tal senso, nel senso che questo è lo spazio di disimpegno che ci porta da questa parte qui al bagno che c'è al piano superiore e poi di qua abbiamo una seconda camera. In questo momento i proprietari stanno utilizzando questa camera come un grande deposito, quindi evito di mostrartela, ma semplicemente perché non voglio farti vedere una zona disordinata, dato che la casa è stata lasciata con la massima precisione dell'ordine, non sarebbe giusto nei confronti dei proprietari. Ti faccio vedere però il bagno del piano superiore. E ora ti mostro quelle che sono le altre due chicche di questo appartamento. Allora, sicuramente il fatto di avere questo spazioso terrazzo indipendente con tanto di barbecue esterno, con questa struttura che quindi crea il gazebo per poter sfruttare questa ambientazione, anche se c'è il sole che picchia, ti puoi coprire e poter usufruire di questo spazio fuori. Ti parlavo di due chicche ancora dell'appartamento perché, a parte il terrazzo, ti mostro da questa parte quello che è il cortile di pertinenza di questa abitazione, perdonami, di proprietà di questa abitazione. E anche in questo caso non è certamente facile trovare a ridosso della città un'abitazione semi-indipendente che possa poi avere questi spazi esterni da poter essere utilizzati. Ora, io prima, quando parlavo delle due camere al piano superiore, ho fatto riferimento a ragazzi che hanno un'età vicina all'adolescenza. In realtà, anche se hai dei bambini piccoli, forse ancora di più se hai dei bambini piccoli, questi spazi esterni ti tornano certamente utili per poter dare sfogo ai tuoi bimbi nel pomeriggio, dove inizia a esserci la bella stagione, o comunque nei momenti in cui hai la necessità di far giocare i tuoi bambini senza avere il pensiero di dire: caspita, adesso dove li porto? Ok, allora, io tutto quello che dovevo mostrarti di questa abitazione te l'ho fatto vedere. Se sei alla ricerca di una casa indipendente, quindi non sto parlando di un appartamento, di una casa indipendente che non ha vincoli con un condominio, che non deve pensare alle spese dell'amministratore, vuoi avere i tuoi spazi esterni, quindi il cortiletto ti va bene perché puoi far giocare fuori i tuoi bambini, il terrazzo ti va bene perché puoi ospitare amici e parenti e fare pranzi e cene senza aver paura di non avere lo spazio sufficiente, allora ti rimando al nostro solito appuntamento, che è quello di chiamare lo 011 79 10 969, per prenotare la tua consulenza personalizzata gratuita e per scoprire se finalmente è arrivata la casa dei tuoi sogni. Al prossimo video. Ciao ciao!